Si chiama Sporting in Sinergia, il progetto che unisce una realtà di spicco del calcio giovanile come lo Sporting Club Picentia, scuola calcio nata nel 1984, e lo Sporting Ponte Cagnano, che in 3 stagioni è riuscita nell'impresa di vincere 3 campionati e di raggiungere così il campionato di promozione. Un accordo che porterà 15 under a vestire la casacca del club allenato dall'ex giocatore della Salernitana Giampaolo Parisi e che rappresenta la prima sinergia di questo tipo sul territorio. Progetto a lungo respiro e non finalizzata a una semplice annualità, come dicevo anche poc'anzi. Il nostro progetto prevede quindi un continuo afflusso di giovani ragazzi, una continuità negli anni, squadra società nostra giovane, ma con progetti sicuramente professionali, applicabili ovviamente in un contesto dilettantistico. Crediamo fortemente nell'innesto di giovani ragazzi, ma questo è il futuro, credo, per queste piccole entità, l'innesto di avvalersi di giovani ragazzi. Quale migliore occasione per creare questa sinergia con la scuola calcio di Davide Pierro, riconosciuta negli anni per la professionalità, per la bravura dei ragazzi. Quindi sicuramente il nostro obiettivo non è tanto finalizzata all'obiettivo sportivo, che anche fa piacere, perché sicuramente lo sport significa competizione, ma una competizione è un progetto sportivo dove chiaramente molto entra il sociale. Il nostro progetto, condiviso anche da chi ci supporta anche economicamente, da sponsorizzazioni importanti eccetera, è stato condiviso proprio perché il nostro progetto prevedeva l'innesto di tanti ragazzi, togliere tanti ragazzi e farli divertire insieme con noi, quindi togliere dalla strada, anche se oggi ormai come poteva essere nella mia generazione si giocava per strada, cosa oggi difficile, ormai ci si avvale solo e sempre di scuole calcio, ma crediamo che questo progetto che stiamo portando avanti con Davide Pietro, con questa scuola calcio, sia sicuramente qualcosa di importantissimo, che ci farà crescere una società, mentre lo Sporting Ponte Cagnano, società di 4 anni, quindi giovanissima, ci si avvale anche dell'esperienza di mister Davide, che sta nel settore da 35 anni, con un bacino di ragazzi bravissimi e quindi da supporto sicuramente al nostro progetto. Questo è il nostro obiettivo, applicare, io l'ho sempre detto già dall'anno scorso quando sono entrato in società, quello di mettere in questo contesto la nostra professionalità in un contesto dilettantistico.